ragazzi, stiamo con il l'esploratore e l'altra sonda. Aspetta, aspetta, aspetta. Prima ritiriamo qua. Qua ci sono solamente vari arnesi, dove appunto credo che utilizzavano le statue, perché questo qui è un fornello che si usa al di fuori, che si utilizzava in vacanza. E adesso cerchiamo di entrare, che ovviamente è molto rischioso quello che stiamo cercando di fare. Ragazzi, intanto ti aspettiamo che vadano a prendere la torcia. Io vorrei farvi vedere un pochino. Sto fermiamoci sui dettagli che l'altra volta non abbiamo visto. C'è una bolletta. Una bolletta. Generalmente ovviamente non prenderemo niente. Voglio giusto vedere quando risale. Istituto Nazionale della Presidenza Sociale. Minchia, ci sono i vermi qua. Che schifo. In caso di mancata, sì, sono delle bollette. Sono delle bollette. Oh, e chi nome? Cagnazzo 11 febbraio 1999. Minchia. Dobbiamo voglio cercare di capire a quando è stata, quando risale la Pandora. Sai, so chiudere da quella porta, sai? Aspetta, mi dammi meglio che riprenda. Ragazzi, questa qui è molto bella, mi piace molto. Oh, oddio! Che sta? La porta si è tornata. Si è mossa la porta. Ragazzi, stavo dicendo, qua ci sono degli arnesi, sono delle... Che cosa sono queste qui? Sono per lavorare in campagna. Perché? Fuori ti aiuteremo alla campagna. Qua c'è l'Aiken, Aineken olandese. Ragazzi, qua è rimasto tutto, ogni cosa. Ogni cosa davvero. Questo qui che cosa è? Burro? Ah no, aia, sapone. Il sapone degli anni 90, degli 2000. Qua che cosa c'è invece? Là ci sono vari frutta, c'è succo e ci sono vari barattoli. Questa c'è scritto 99. Ci sono svariate date che risalgono al 99, quindi sembra che qui... No, è venuto qualcuno però, mi sa. Guarda che cosa c'è. Cioè, è tutto buttato a terra. Ho paura che non siamo stati noi i primi ad entrare qua dentro. Ci sono delle bollette buttate a terra che l'anno scorso non c'erano. Però ragazzi, sembra che sia rimasto tutto. Infatti qua... Come vedete c'erano delle cose e questa è una parte molto bella. Tutte le pentole appese così, i piatti là sopra. E guarda, non ci posso credere. Sono ancora rimasti così. Sono ancora rimasti i vestiti della cristiana. Sicuramente è morta qua. Perché altrimenti l'avrebbe sposata. Cioè ragazzi, sono rimasti i vestiti. Sono rimasti tutti i vestiti. È rimasto tutto. Qua c'è questa rivista, Il Cacciatore di Gesù. Guarda che c'è. Qua c'è una busta con svariate cose. E qua altre bottiglie. Qua aspetta, vorrei vedere. Ah no, sono delle scatole contenenti arnesi da lavoro. Qua ci sono ancora altri vestiti. Io non me l'aspettavo che c'erano i vestiti ancora. Perché ragazzi, questa casa l'abbiamo esplorata un annetto fa più o meno. Ma comunque è rimasta così. Qua sul tavolo ci sono, purtroppo qualcuno è entrato perché non mi ricordo che stavano proprio là. Se vuoi salire, so chiudi la porta. Ragazzi, so chiudiamo la porta perché non vorremmo, insomma, allarmare chi sta qua. Guardate qua di tanto. Ok, basta così, la TV. E questa è rimasta così. Qua ragazzi, chiudiamo. E qua stava già così. Qua ci sono, era una famiglia molto religiosa, infatti l'abbiamo soprannominata Casa dei Devoti. Guarda qua, questo qui sarà sicuramente qualcosa di religioso, infatti. Qualcosa che va a richiamare la sua divinità, perché c'è una specie di angelo. Guardate qua, questa qui, ragazzi, qua ci sono le foto. Ci sono le foto a dire.
cura della signora, che ovviamente censurerò per rispetto. E qua che cosa c'è? Guide utili? Vediamo di cosa? Oh, non si vede. Donna moderna. Cenere. C'è la cenere, ragazzi, c'è la cenere di qualcosa. Ok, vabbè. Ragazzi, qua ci sono dei fascicoli. Ok, abbiamo cambiato un attimo telefono perché si è esaurita la memoria. Spero che comunque vi piacerà. Qua ragazzi, guardate che cosa è rimasto. Questo è qui. Qua ci sono delle preghiere. Là c'è una specie di foto. E pure qua, ragazzi. Oh, questa qui è bella. Questa è bella proprio. Peccato, io volevo riprenderlo con la telecamera buona quest'angolo, perché è davvero bello. Comunque, qua che c'è questa specie di cosa. Qua, bello. Ci sono tutti questi dettagli, no? Qua c'è, là c'è una foto, qua c'è una foto bella. Il duo ve lo mostrerò. Qualcosa è stato aperto. Io aperto. Ah, ok. Guarda che c'è. Là, San Marino. È andato a San Marino. Poi ragazzi, c'è questo dipinto molto bello. C'è un set di caffè e di preghiere. Chiaramente vediamo, e qua c'è questo vaso, non c'è nulla all'interno, però è molto decorato. E qua ci sono, ragazzi, dei manuali e semplici libri, molto bello. Peccato che dall'anno scorso qualcuno è entrato. Perché ragazzi, questa è una casa dove non dovrebbe essere entrato nessuno. Però questi cuscini buttati a terra mi sembra un po' strano. E ragazzi, qua da direttamente sulla strada. Quindi sì ragazzi, c'è entrato qualcuno. Qua è un peccato. È rimasto tutto di queste robe. Ci sono dei tappeti. Ci sono dei tappeti. Qua c'è un uomo. Qua ragazzi c'è l'ombrellone e tutte le cose che utilizzavano. Qua ci sono delle sedie. Ragazzi, comunque questa, chiunque abitasse qua, era una persona molto devota. Da come abbiamo visto nelle immagini, come possiamo notare anche qua, aveva un ottimo stile, ragazzi. Sarebbe stato una designer, perché guardate qua queste robe, ma pure là quella specie di vaso che adesso andremo a vedere. Eppure qua in realtà no, questo non ha niente di particolare. Il candelabro, c'è il candelabro, sì ragazzi, il candelabro. Qua che cosa c'è? Borotalco. Ah vabbè, questa qui è la classica pensilina dove si mettevano e si, dove si mettevano e si guardavano. Vediamo qua che c'è. Qua c'è, ah, sapone. Beh ragazzi, le solite cose. Qua che c'è? Qua. Sì, era una devota sicuramente. Però guarda qua,